invece, imbarcato sul regio incrociatore Bolzano, approda nella fedelissima ed eroica Sardegna per inaugurare Carbonia, la nuova città da lui creata nel cuore del grande bacino minerario sardo a 15 chilometri dal mare. Sul monte Fossone, breve collina che si distacca dal suggestivo scenario dei monti del Sulcis, sorge il nuovo centro urbano con l'imponente mole della Torre Littoria e la snella sagoma del campanile che dominano i circostanti edifici pubblici. Sul declivio, disposte in perfetto ordine, già circondate di verde, si diramano a raggiera le case per dirigenti, per impiegati e quelle dei minatori, che hanno ciascuna 4 alloggi distribuiti su 2 piani e godono tutte di 500 metri quadrati di orto e giardino. Ne risulta una città accoglientissima e ridente, a largo sviluppo perimetrale, disposta in modo da rendere confortevole e serena al minatore la pausa della quotidiana fatica. I membri del governo, le autorità e le gerarchie attendono il capo sulla banchina del porto di Sant'Antioco, sorto in meno di un anno per servire la regione. Duce, noi dormiamo con la testa sullo zaino, si legge su un enorme cumulo piramidale di carbone accampato tra i pilastri delle due grandi gru. Romba l'eco delle mine che riempiono di gioioso fragore la rada, mentre la lancia che si è staccata dal Bolzano raggiunge la riva e il Duce, scendendo a terra, passa in rivista le formazioni militari e attraversa a piedi tutto il porto, sostando dinanzi alla grande planimetria che riassume le opere compiute per dare a Sant'Antioco l'attrezzatura conveniente a servire il movimento del bacino carbonifero di tutto l'Iglesiette. Il fondatore dell'impero è ora nel cuore della zona mineraria dove si aprono i pozzi e nel cui centro è sorto il più giovane comune d'Italia. Senza indossare il costume da minatore offertogli, il capo ha voluto discendere nei pozzi di Serbario, dove durante oltre mezz'ora, a una profondità di 175 metri, si è trattenuto spalla a spalla con i minatori, interessandosi alle loro condizioni di vita e di lavoro e alla produzione del carbone, che in ricordo dell'antichissimo nome di un centro della Sardegna romana avrà nome Sulcis. Ai margini del centro urbano il capo sosta brevemente per visitare una casa i cui inquilini provengono dalle province di Grosseto e di Bolzano e due fra i 12 alberghi riservati ad operai che non abbiano famiglia e denominati dalle grandi battaglie per la conquista dell'impero. In piazza Roma intanto ai 12.000 abitanti del nuovo comune si sono unite 50.000 persone affluite dai più lontani centri dell'isola ed è con un'apoteosi di gratitudine e di fede che questa moltitudine saluta il potenziatore di ogni energia e di ogni risorsa della patria. Lavoratori, oggi 18 dicembre dell'anno 17 dell'era fascista nasce con questo semplice rito inaugurale il più giovane comune del Regno d'Italia. Quando 12 mesi or sono appena giunsero qui i primi disegnatori che dovevano tracciare le linee del nuovo comune, essi trovarono una landa
quasi completamente deserta. Non un uomo, non una casa, non un sentiero, non una goccia d'acqua. Solitudine e malaria. Ma ecco, dopo 12 mesi, apparire al nostro sguardo commosso la nuova città che ha già 12.000 abitanti e ne avrà 24.000 tra pochissimo tempo. È solamente significativo che l'inaugurazione di Carbaglia coincida col terzo annuale della giornata della fede. Risposero all'universale e opprobrioso segno societario. Facendo spontanea offerta dei loro anelli nuziali. Quando un popolo è capace di simili esempi, può guardare fermamente negli occhi chiunque e dovunque. Sarà concesso un premio di lire 100.